Questa è casa mia e oggi la trasformeremo in un McDrive funzionante. Ho il microfono ma non sono video ASMR. Allora, per prima cosa verifichiamo la concorrenza come lavora. Secondo me vinciamo noi. Ora siamo al McDrive di Vasto per controllare se la qualità e la velocità ci supera, ma non lo so, Verifichiamo! Allora, adesso lasceremo questo volantino qui del Mac. Perché noi comandiamo qui! Va bene, buon lavoro! Grazie. Ti aspettiamo! Dopo aver aspettato 3 ore per un crispy McBacon, andiamo a comprare le materie prime. Per il nostro McDrive che aprirà tra pochissimo, è il momento di fare la spesa. Signora, lei verrà al McDrive a Montevideo? Apposta. Se non troviamo l'hamburger, il McDrive non apre, mi dispiace. Con gli hamburger. Allora, io direi comunque è giusto che chi lavora al McDonald's compra le cose al Conad. Se devo fare chicken wings. Gli ho dato i nuggets, non ci credo. Scusa. Ma te, so di pesce. Ma noi siamo rivoluzionari e a noi piace questo. Secondo me, se ne compriamo un altro pacco, è meglio. Il problema qual è? Il budget è basso. Secondo quanto me. Ce ne sta che c'è? Ce ne stanno 5. 5 di pesci qua così? Sì. Quindi se devo chiedere... Che ci fai con 5? Aspetta, perché noi abbiamo fatto un calcolo. Questi sono 5. Sono 5? Le porzioni sono da 2. Le cose sono grandi. Le porzioni sono da 2. I nuggets sono 5. 15 escono... 15 porzioni. Allora... Li lasciamo questo, sono io che lavoro, sono dipendente del McDonald's. Vi faccio un'offertina, però se mi aggiungi gli amici di Facebook. Su Facebook CiccioGamer89. Ho trovato il cheddar, però quale prendiamo? Questo costa meno ed è pure più americano. Cioè, ma che ticket siamo a pagare? Perfetto, andiamo a pagare, va. Siamo tornati a casa e adesso partiamo con la costruzione del nostro McDrive. Andiamo! Vai, uomo! Adesso faremo una colonna stile McDrive con questi bellissimi cartoni, poi ci metteremo a vendere. Venite con me per vedere come si fa. Dopo 2 orette abbiamo fatto solo 2 colonne, siamo a buon punto, ma il tempo ci ammazza. Adesso manca la parte più difficile, che è il tetto. Vediamo che riusciamo a fare con il nostro architetto di fiducia. Devo dire che sta facendo un'ottima segata. Il buco è piccolo. Allora, qui metteremo i contanti, qui c'è il pagamento POS, come vedete tutto regolare. Ci abbiamo messo molto tempo, ma non fa niente. Adesso voi direte, questo è tutto marrone, il Mac non è marrone. Ci pensiamo noi, guardate qua. Tutti mi chiederete, ma sotto è un po' instabile. Io mi fido del mio architetto di fiducia, perché comunque, come potete vedere, regge. Sì, se fa un po' di terremoto, che fa? È antisismica, quindi è fatto di legno, come potete vedere, è legno flessibile, regge. Quindi ciao mamma. Hai saputo la novità? Solamente per chi si è fatto la terza dose di vaccino, tatuaggio al collo gratis. No, ho già prenotato. No Matteo, per favore, no, stai scherzando? Questo è il risultato della nostra colonnetta, diciamo. E adesso la nostra Serena sta facendo il simbolo del Mac. Siccome noi siamo diversi dal solito Mac, perché noi non siamo gestiti dal McDonald's, ma è una cosa nostra privata, abbiamo deciso di comunque cambiare un po' le sorti. E si chiama Mac, proprio M-E-C, Dona. Sere, ti posso dire una cosa? Fa cacare. M di Matteo, pure di merda. Abbiamo finito di montare questa bomba e adesso andiamo a distribuire i volantini in paese per fare già subito un sold out pesante, perché noi andiamo forti. Allora, come potete vedere, da lì si entrerà, lì si pagherà, lì nel garage ci sarà la cucina, che in realtà la cucina sarà sopra, ma no, si sta su. E poi qui abbiamo il parcheggio. Siccome noi non abbiamo il budget, il parcheggio è anche dei dipendenti, quindi questa macchina sarà fissa qui. E se qualcuno verrà e non avrà il parcheggio e quindi non potrà mangiare qui perché è McDrive, a noi non ci può interessare. Ah, è anche storto. Allora, per rendere la cucina molto più innovativa, perché noi siamo innovativi, attaccheremo tutto almeno qui. Quando sarà pronto lo faremo vedere. Ma ti sembra il caso? Dammi 1,50€ per il parcheggio, andiamo un po'. A cucinare ci sono io. Ma la cassa? Scopriamolo. Quanto è quotato che si arrabbia? Probabile. Non ve l'ho detto, Carlotta sta dormendo e non si aspetterà nulla. Però noi gli faremo uno scherzetto. Andiamo. Carlottina, buongiorno. Buongiorno, dai. Amore, abbiamo una sorpresa per te, guarda che ti ho portato. So che non lo conosci, non è un criminale, tranquilla. Allora, amore, oggi abbiamo preparato un bel McDrive a casa mia. E quindi io cucinerò. Chi ci sta la cassa? Tu. Questa è la tua cassa. No, io non mi metto lì. E invece sì, dovranno venire tutti e tu dovrai fare le tue belle figure e dovrai trattare bene tutti i clienti, perché devono invidiare il nostro McDonald's. Va bene? Ci stai? No, ma io non sto lì. Ripeto per l'ultima volta. Ci stai? Accettato. Allora, Carlotta mi ha appena detto che lei vuole stare in cucina. Io, guarda, volevo stare nel letto, ma tra i due preferisco stare in cucina. Benvenuti nel mio bel paese. Questo è il mio paese, chiamato Monte Torino. Stanno lui, sua mamma, sua nonna, suo nonno e suo fratello.
adesso andremo a distribuire questi qua, che sono i classici volantini, a tutti quanti. Sono arrivati anche i miei amici, il supporto. Alessia, Cristian, vieni qui. Se vuoi passare, McDrive a casa mia. Quando vuoi ci prendiamo un hamburger. È arrivato anche il mio buon vecchio amico, detto Tedua. Tu sei il mio preferito. Per te oggi ho questo, un McDonald's. Ti aspetto. Ma cosa ne pensi delle persone Novax? Cioè quelli che non mangiavano l'insalata? Boh, non lo so. Sono stronzi. Sono matti. You touch me so tenderly. I want you tremendously. Buono? Volevo dargli questo bigliettino. Sta aprendo un McDonald's. Quando vuole passare? Casa mia, io sono il figlio di Nico, di Prospero. Ah, ho capito. Quando vuole può passare. Noi facciamo più o meno questo. Prega. Sì, chiaro. Una domanda molto semplice. Cosa ne pensa Ciccio Gamer, il nuovo ministro dell'azienda IKEA? Non lo conosco nemmeno. Signori, signori, mi presento, sono un ingegnere. Non voglio farle del male. Vi volevo dare questo. No. Ma non... No. Sì, Se ti ho detto di no. 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 Noi ci conosciamo, noi siamo pure parenti. Io sono il figlio di Nicola Fracassini. Sì. Siamo pure parenti. Siamo apri il McDonald's a Monte Doriso, a casa mia. Questi per i parenti, per Chiaretto, quando è piccolo, certo. Quando vuole venire con Agostino ci viene. Sì, certo. Va bene? Ehi, un bacio. Ehi! No! Stiamo registrando un video per Italia 1. Ci possiamo fare una foto con questi contini, una sponsor. No, ma non mi serve questo. È Italia 1. Mia di Esovic. Per Italia 1. No, no, per il... Come potete vedere, in questo paese sono tutti molto gentili, perché qui si vive da paura e quindi sono tutti contenti di vivere in questo paese. Il McDonald's da adesso apre, quindi dobbiamo andare a cucinare. Carlotta, hai detto che tocca a te. Vai a cucinare, veloce, dai, sveglia. Fermi, 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 fermi. Prima che vado avanti il video, voglio ricordarvi, se volete iscrivetevi e lasciate un bel like. Adesso andiamo in postazione perché forse i clienti stanno arrivando. La notizia è andata. Partiamo. Ciao caro. Ciao. Cosa vuoi da mangiare? Un crispy Mac Bacon. Mi dispiace ma per ora abbiamo solamente un panino con insalata, ketchup e maionese. E dai. Accetti? Andiamo. Carlotta. Allora, un panino con cheddar, ketchup e maionese, insalata. Più veloce possibile, grazie, che il cliente è affetto. Non possiamo far aspettare i clienti. €10, quant'è? Sono 8. 8, ma è compreso pure il menù? Sì, con la Coca-Cola. Le patatine ancora non le abbiamo, guarda. Servizio scadente. Fammi sentire tu, ma le hai fatto incollare? Dai, Carlotta, ma noi stiamo a fare il McDrive, vero? E tu ci fai perdere i clienti così. Aspetta. Oh, Carlo, ma che stai a fare? Dai, 6 ore, saltalo. Fate, piano. 7 ore, giustamente, ci stanno aspettando tutti sotto. Dai, però, dai, un po' di sveglia. No, mi rovini l'hamburger. Dai, che giù i clienti ti aspettano, Matteo. Dobbiamo farlo cuocere bene perché è di pollo. Il pollo crudo fa male. Guarda. Lì è il parcheggio e l'aspettiamo. Te lo portiamo noi. Scusa, ma il resto? Il resto. Quanto mi hai dato? 10 euro. Ti avrei dato 2? Sì. Vediamo in cassa che abbiamo. Mi dispiace, ma il resto non ce l'abbiamo, ce lo teniamo noi. Andrà in beneficenza. Beneficenza si chiama Doniamo a Ciccio Gamer. Però le patatine no, neanche il resto. E si vada a mettere al suo posto e rompe i coglioni, forza. Ma si scioglierà? Sì, sì. Comunque direi che è pronto. Ma è crudo, no. Carlo. Tu ci fai perdere i clienti, la gente non ci guarda, paga. Guarda che questo è un Max Sale. Ma l'hai presa la scatoletta del Mac? Cazzo. Ho recuperato anche una foglia di insalata trovata per terra. Corri, corri, nel suo panino ri... Ma che è? Ma che cosa? Cioè, per fare un panino 2 ore. Ma che uscita? Ma è troppo grande. Ma... Questi panini sono diversi perché questo è il McDonald's. Ma quindi sono fatti apposta più brutti? Sì. L'ho fatta? Dobbiamo mettere con la cola. Mi apri quello. Ma è usato, è usato. Ma che buono. Cola, manco la come cola. Ma... Non so niente, cliente. Signore, il suo panino. Grazie. Siccome non obblighiamo nessuno a far niente, però ci stiamo obbligando a fare una recensione. Posso già il panino? Fa cagare. Ma dove si prende? Va bene, cerco di fare qualcosa per riprendermi. Adesso ti do una sciacquata alla macchina, dai. Posto. Ma c'è il finestrino aperto, Matteo. Senta, allora, la colpa non è mia se lei è un imbecille. Oh, cliente, ragazzi. All'opera! Dai! Buonasera, volevo ordinare. Volevo ordinare un Big Mac e nuggets. Sì, subito. Potrei fargli una domanda al volo. Ma siccome a lei vedo che il volantino non le ho dato, come mai è qui lei? Come ci ha scoperto? Perché mio fratello è un tuo fan, quindi mi ha detto va a prendere a mangiare da Matteo. Ho detto va bene. Bellissimo! Nuggets li abbiamo, il Big Mac è carissimo, scusami. Ma per ora abbiamo solamente
Guarda, insalata è finita, abbiamo hamburger, cheddar e ketchup. Bene, senza cheddar allora. Il cheddar è obbligatorio, è incluso e non mi interessa se lo toglie lei da solo perché non può dare a noi tutto questo casino. Glielo dico bello bene. Va benissimo, allora mio fratello mangerà il cheddar. Ma secondo te il McDrive in bicicletta? A me questo pare un veicolo. Non mi interessa, purtroppo non posso darglielo. Se vuole segno la consegna e la consegno a casa se mi lascia la via di casa. E allora io lascio la via di casa. Affare fatto. Sono 48. Centesimi? No, euro. Ho altro cliente. Salve. Scusa, una domanda, ma perché è qua la colonnina quando dovrebbe stare qua al McDonald's? Ah, si faccia i cazzi suoi, cosa vuole da mangiare? Oh. Un My Selection. Guarda, non ci abbiamo manco quello. My Selection, le mie selezioni, quindi le decido io. Quindi lei non può arrivare qui e decidere cosa vuole. Quindi My Selection te lo faccio con hamburger, cheddar, ketchup, maionese e barbecue. Tutto quanto quello che mi pare a me perché decido io. Faccia lei. Amore, allora, sono arrivati due ordini, un panino classico con il ketchup e fai il My Selection, quindi decido io, e ci metti insalata, ketchup, maionese, barbecue e cheddar. Una roba di giorno perché prima ci ho messo veramente tantissimo tempo perché sennò salgo. Ah, scusa, mi sono dimenticato. Al panino quello classico mettici anche i nuggets da due, grazie. È inutile che mi dici di andare più veloce, io ho i miei tempi, ci metto quei tempi. Non ti arrabbiare Carlotta però, calma, calma, con calma. Io devo fare due hamburger, cioè, e i nuggets. Ma sto olio da quant'è che l'hai messo sul fuoco? Passa tutta la paletta sotto all'hamburger. Staccalo prima. Oh, no. Vedi che stai imparando. Spenta, Carlotta, ma che cucini spento? E non è che poi l'hamburger è crudo. Quanto ci manca? Quanto ci manca? Matteo, tu ti devi è crudo, no. Io ho i miei tempi. Ma è pure sporco l'olio. Che ci stai mangiando? Carlotta, sei inutile. Io ti caccio da qui. Io ti caccio. Sì, sono alla casa. No, adesso ti muovi. Quanto sono un casino. Gira, gira, se no si attacca i clienti, si lamentano. Gira a caso. Gira. Dai, Carlotta. Fanno veramente caso. Questo, insomma, questo non ha la scatola, lo mettiamo così. No. Scusa, gliel'hai detto al cliente giù che sono di pesce? No, è una sorpresa. Allora, caro, sono 40 minuti che aspetto. Sì, assaggia qui il panino, anche lei ci vuole dare una recensione per caso? Vediamo. Ma è crudo. Amore, l'hamburger è di pollo, il pollo non va mangiato crudo. Adesso si parte, andiamo a fare le consegne con il mio buon Tetua. E abbiamo una consegna molto speciale che offre l'azienda McDonald's. Stiamo andando a casa di mia nonna a consegnare. Non sa niente, eh. Shh. Si va a fare la consegna. Di solito ci sono quelli in bici. Noi siamo più rivoluzionari, abbiamo il Benz. A lei. Grazie. Questa è la sponsor McDonald's. Ti posso chiedere per una recensione se può assaggiare i nuggets? Lei li voleva di pollo, vero? Sì. Sono di pesce. Devo dire, mi avete stupito. Grazie, è bello. Allora, aspettiamo la recensione. Buon appetito. Salutami tuo fratello, mio fan. Digli che ti voglio bene. Guarda, 48 euro. Sì, allora facciamo che rientro e te li porti subito. Oh, ma che dobbiamo fare? Che faccio con i soldi? Non arriva nessuno. Cioè questa se n'è andata, non ci ha portato i soldi. Che famo? Scammati. Next del mondo però riproviamoci. Dammi un bacio così sono a posto. Snapchat, aggiungimi su Snapchat, così parliamo con calma. Dopo vieni da me, voglio un bisù. Siamo a casa di mia nonna. Mia nonna è molto credente, quindi qui educazione. Nonna, ti sono portato pure a Carlotta, ehi. Ti abbiamo fatto una sorpresa, ti abbiamo portato il McDonald's. McDonald's. Non c'è tu. No, no, dai, ciao. Mia nonna non si mangerà mai il Mac, però l'importante è il pensiero. Ti volevo dire, il Mac l'abbiamo, cioè, l'ho cucinato io. L'ho fatto io quello. Sti cazzi. Cioè, non è invece che ti preparo. Non bestemmio. No, non è da la mano. Ma devo fare una domanda molto più seria, non ci stanno un po' troppe madonne dentro sta casa? C'è pure la TV, se ci manca l'altro. Il Benedetto. Qui c'è quello delle... Oh, me l'hai fatto l'altra volta, santo Benedetto, porra. Ti senti meglio? Ti posso dire? Mo te lo metto pure a te un po' da... Sì, allora vai, 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 vai. Belli te, sembri Gesù Cristo. Per questa giornata e questo video è finito tutto. Mi raccomando, consigliateci degli altri fast food da fare a casa di Prospero. A casa di chi? Tua. Cioè, la prossima la faccio a casa tua, zii. E che vai, faccio? Ok, prossimo fast food facciamo a casa mia. 2000 like, prossimo video per i fast food. Un bacio. Ah.